Allora, abbiamo in linea invece, credo, Gennaro Savio. Vediamo un attimo di raggiungerlo. Pronto? Buonasera, Matteo. Gennaro, buonasera. Allora, questo dato che viene maturando così in queste ore di scrutinio, come vi trova? Come commentate? Ma diciamo che a livello di tutta la provincia di Napoli sicuramente abbiamo un dato positivo, perché rispetto alle politiche del 2006, quando eravamo candidati al Senato nella regione Campania, ottenemmo quasi 8.000 voti in tutta la regione. Per come sta andando ora lo scrutinio, potremmo addirittura solo nella provincia di Napoli attestarci sui 7.000 voti circa, dunque sicuramente un dato positivo. Un dato invece nel suo complessivo negativo io lo registro all'interno del collegio, nonostante dobbiamo però sottolineare che nel comune di Ischia siamo in assoluto il quinto partito più votato, abbiamo superato sia l'Italia dei Valori, sia la coalizione che vede insieme di Fondazione Comunisti Italiani e Sinistra Europea. Nel comune di Forio siamo al 3,16% e questo sicuramente non è un dato da gettare. Qui la differenza tra noi e di Fondazione Comunista, che è fissata al 12%, sicuramente l'ha fatta la politica clientelare portata avanti da Franco Monti nei 10 anni da sindaco, perché poi abbiamo visto che nei comuni dove Franco Monti non ha amministrato, dove Rifondazione Comunista non ha amministrato, così come hanno fatto nel passato i democristiani, li abbiamo anche facilmente superate. E sull'isola di Ischia abbiamo superato il 2% dei voti. Io non voglio dire... Stiamo vedendo un totale parziale del collegio, ancora quando mancano circa un migliaio di sezioni da scrutinare, c'è il dato del candidato presidente al 2,03, il tuo invece personale in questo collegio di Ischia Procida al 2,06, quindi il 2% credo che sia un dato consolidato al momento. Consolidato e superato. Io non voglio dire che sull'isola di Ischia ci aspettavamo di più, anche se abbiamo quasi raddoppiato i voti rispetto sempre alle politiche del 2006, dunque comunque un risultato molto importante, tenuto conto che c'erano innumerevoli candidati, erano presenti candidati, possiamo dire, di tutti i partiti dell'arco costituzionale e non, dunque questa veramente è stata una prova molto importante, dunque il raddoppio quasi dei voti rispetto al 2006 del nostro partito sicuramente è un risultato importante, anche perché sono voti puliti, onesti, che non abbiamo chiesto agli oltre 600, quasi 700 elettori che ci hanno votato di tradizione, non abbiamo avuto la possibilità di distribuire volantini, pochissimi manifesti, non abbiamo avuto il tempo, perché la maggior parte sono lavoratori come me che lavorano all'interno delle aziende, non abbiamo avuto modo nemmeno di colloquiare con la gente, né tantomeno abbiamo fatto le false promesse o le assunzioni elettorali o messo l'asfalto elettorale per la strada per cercare di accalappiare voti. No, quelli che sono venuti al nostro partito, alla persona di Domenico Savio, alla mia persona, sono voti venuti e dati col cuore dalla gente, dati spontaneamente, questo non può che inorgoglirci. Io non dico che sull'isola di Ischia ci aspettavamo di più, però mi consentano, i cittadini dell'isola di Ischia ci dovevano dare migliaia di voti in più, fost'altro per l'impegno che quotidianamente mettiamo a disposizione delle popolazioni dell'isola di Ischia sulle problematiche che quotidianamente ci attanagliano un po' tutti. Invece ancora una volta hanno preferito dare il voto a chi andava per la maggiore, come gli albergatori Desiano di Laccameno e Ferrandino di Ischia. E voglio dire, se poi tra qualche settimana, per esempio, tanto per dirne una, che a Torino sarà nuovamente chiusa al traffico, per gli ischitani sarà più difficile potersi lamentare, perché hanno dato al sindaco di Ischia attuale la possibilità di farla ancora, voglio dire, quando avevano alternative da votare. Senti, però intanto su tutta la provincia c'è un dato di tutto rispetto, quando mancano ancora questo migliaio di voti, diciamo che il partito, quindi il candidato presidente, leggo qui, insomma, è quasi sui 4.790 voti, rasentate l'1%, state allo 0,57, quindi anche questo bottino di circa 5.000 voti che si sta consolidando su tutto il territorio provinciale non è da poco, insomma. 5.000 voti che dovremmo superare facilmente, io mi auguro che possano essere alla fine
qualcosina di più. Ripeto, non è un risultato da buttare, soprattutto rispetto al 2006 abbiamo avuto un incremento di voti quasi raddoppiato. Ripeto, se nel 2006 abbiamo preso oltre 7.000 voti in tutta la regione Campania, raggiungere quasi 6.000 voti solo nella provincia di Napoli davvero rispetto al 2006 è un successo, quantomeno un punto di partenza per le prossime per i prossimi appuntamenti elettorali. E non non aver sfigurato rispetto a partiti e anzi averli in alcuni casi superati di gran lunga, come Sinistra Critica oppure il Partito Comunista dei Lavoratori, con il quale c'è, diciamo, non c'è un grosso divario. Questi che sono partiti che si sono candidati per lo più anche alle europee, dove hanno avuto una certa visibilità anche a livello nazionale, questo dimostra, diciamo, che tra gli elettori della provincia di Napoli e anche della regione Campania c'è una forte attenzione verso la coerenza, l'onestà intellettuale del nostro partito, e questo non fa altro che farci ben sperare per il futuro, non solo per i prossimi appuntamenti elettorali, ma per la crescita organizzativa del nostro partito, che io mi auguro si possa anche avere subito la chicchia, ma forse altro per avere più forza nelle battaglie, ripeto, che quotidianamente facciamo a difesa per il diritto alla casa, al lavoro e per le varie situazioni sociali per le quali. Bene, noi ci sentiamo allora anche per un commento nella giornata di domani. Intanto ti ringrazio per questa partecipazione a questa nostra diretta, per un primo commento con dati che vanno ancora consolidandosi in questa lunga serata. Grazie a te. Buonasera Gennaro. Per averci dato la possibilità di intervenire. Ci sarà ancora l'occasione domani. A te e a tutti i telespettatori. Buonasera, grazie a Gennaro Savio. Allora vediamoli un po' questi